Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Ieri sono stata da Kiko approfittando della promozione prendi 3, no, prendi 6, paghi 3. Sarebbe stata una grande sola, quello che stavo per dire. E vi voglio fare subito il video anche se non so se riuscirò a farlo in tempo per quando la promo ancora sarà valida, però comunque sono pezzi, alcuni in collezione permanente, altri in edizione limitata e magari qualcuna è interessata, incuriosita e niente, magari può essere utile a qualcuno. Mi sono truccata con due di questi prodotti oggi, però vi voglio mostrare anche i prodotti labbra, la combo di prodotti labbra che ho utilizzato. Perché non li ho presi ieri, ecco, ma li avevo presi con un'altra di queste promo verso maggio, se non mi sbaglio. C'è il video haul comunque di questi prodotti e ho fatto l'abbinamento del rossetto Velvet Passion Matte Lipstick numero 314, che non so a cosa corrisponda come nome, perché Kiko, sapete, non mette il nome sul rossetto fisico, ma solo sul sito online. E l'ho abbinato alla matita, che dovrebbe essere quella che esce proprio in combo, alla matita Everlasting Color Precision Lip Liner numero 300, no, 413. Questa è la combo, la matita è a mezzo tono leggermente più scuro e questo è il risultato sulle labbra, che spero si percepisca bene perché è veramente bellissima. Queste matite le sto testando negli ultimi giorni e mi ci sto trovando veramente bene. Sono un'ottima, ottima base aggrappante per i rossetti, specie per questi qua. Sto facendo una combo con una matita più scura e un rossetto più chiaro, leggermente più chiaro, quindi non proprio precisa come queste, mi sto trovando divinamente. Ieri mi è durato un sacco di tempo. E niente, parto con gli acquisti. Allora, la prima cosa, neanche a farla apposta, che ho messo la promozione, appena ho saputo della promozione ho detto mi prendo una o due matite automatiche per le sopracciglia e ho deciso di prenderne due. Sicuramente Kiko rifarà questa promo perché, come sto vedendo, la fanno una volta ogni 2 mesi all'incirca, a volte anche molto più spesso, e quella che ho preso è la Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, la numero 05. Non è quella che indosso oggi perché oggi ho quella di Catrice, ma ve ne ho parlato di recente in un video review e la adoro. È questa qua. Mi dureranno per una vita e mezzo, ma così almeno ho approfittato della promo e ho fatto scorta. Queste due non le ho pagate, mi sono venute gratuite. Costano 6,90 euro a prezzo pieno. Tornassi indietro perché ero tanto indecisa, non avrei fatto questa scelta di prenderne due, ma avrei preso una cipria po al posto di questa, però va bene così e al prossimo giro, tanto non è che sono senza prodotti, al prossimo giro prenderò qualcos'altro. Poi ho preso un altro prodotto che deve essere uscito insieme a queste matite perché hanno anche un packaging molto simile, solo che è la versione della matita occhi. Ho preso la numero 14. Il nome della matita è questo e sì, infatti il packaging è identico, praticamente c'è la spatolina, lo sfumino dietro con una linguetta dove si vede il colore delle matite e poi hanno una parte di manico con l'impugnatura morbida tipo silicone. Sì, sono fatte similissime. C'erano un sacco di bellissimi colori, ma quella che io ho voluto prendere, come parlo? Quella che ho voluto prendere io, era il colore che mi sembrava più, particolare. È un bellissimo color grigio tortora con dei riflessi leggermente rosati. Io l'ho presa per fare un trucco molto semplice, perché ora da quando c'è Mattia non sempre ho tempo di fare un trucco del genere. Quindi a volte lo faccio, a volte non lo faccio, però se mi voglio dare una sistematina veloce, questa mi sembrava un'ottima alleata per poter fare una riga a mo' di eyeliner, visto che,
E poi oltretutto questa qua, a seconda di come dice, dovrebbe andare bene sia come essere utilizzata come eyeliner, quindi per sopra l'occhio, che come colla, quindi all'interno dell'occhio. Vi farò sapere, fatemi sapere se voi le avete prese. Io non ne ho sentito praticamente parlare da nessuno, mi sono un po' lanciata e anche questa mi è venuta gratuita. Questi invece sono i tre prodotti che ho pagato. Ho preso solo un pezzo della collezione Neo Noir. Mi ispirava molto di più dai video di alcune ragazze che avevo visto, non ne ho visti moltissimi, però mi ispirava molto di più dai video che non proprio fisicamente lì in negozio, perché i blush erano, nonostante la collezione sia uscita da poco, erano già molto ossidati e quindi mi sono sembrati tanto poco scriventi, non mi hanno ispirato per niente, anche se forse uno me lo prenderò, perché il packaging è fantastico di questa collezione. Poi vabbè, c'erano i fondotinta, costavano veramente tanto e ne ho preso uno di recente, insomma non l'ho voluto prendere anche se un po' mi ispirava, costava sui 19 euro il fondo. C'era un matitone occhi color blu elettrico stupendissimo, mi ha flippato totalmente, però anche se ho 2800 mascara, sono vergognosa veramente, ho troppi troppi mascara aperti, però anche questo per esempio l'ho aperto, anche se non avrei dovuto, ma io non tanto mi conosco, non so resistere, cioè poi comunque compro le cose e per utilizzarle, non per tenerle a fare la muffetta là. Questo è il packaging cartonato che penso che butterò, e questo è il mascara. L'ho preso anche Enza, infatti mi ha invogliata principalmente lei, anzi vi lascio il suo video haul che sto finendo di vedere, stavo mangiando, mi sono vista una parte del suo video, ve lo lascio linkato qua giù sotto nell'info box, perché anche lei ha approfittato della promozione un giorno prima di me e alla fine abbiamo preso tre pezzi uguali, però altri tre pe pezzi lei li ha presi diversi. Insomma, anche lei mi aveva fatto venire voglia di prendere questo mascara per lo scovolino che è in silicone. Una volta poi, dopo che l'ho visto, ho detto no, mi lancio. È simile, come ha detto anche lei nel suo video, a uno di MAC. Vedete, è molto piccino, con le setole molto corte. E lo scovolino è flessibile, ha due caratteristiche molto positive: la grandezza dello scovolino, che è molto piccolo e quindi permette di andare a prendere tutte le ciglia dall'inizio dell'occhio sia alla fine, sia andare a lavorare bene anche quelle di sotto. Però a volte io con questa tipologia di mascara mi graffio perché lo scovolino in silicone è troppo aggressivo per il mio occhio. Questo è super 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 confortevole, ancora più confortevole di quello di Wycon. Quello di Wycon è già molto più performante di questo. Comunque cerco di avvicinarmi e di farvi vedere. Non so neanche se prima mi ero sporcata qua, comunque. Penso si possa riuscire a vedere l'effetto del mascara. E per essere il primo utilizzo comunque mi è piaciuto tanto. Aiuto! Questo costa abbastanza perché costa 11,90 euro. Però sono contenta di averlo preso, quindi non mi sono per niente pentita né di quello di Wycon né di questo per ora. E poi concludo con gli ultimi due prodotti, che sono due blush a forma di tavoletta di cioccolato, che sono veramente stupendi. Sia nella confezione cartonata, non ho capito se è una edizione limitata o meno, comunque si chiamano Cocoa Blush e profumano di vaniglia. Sono usciti in quattro colorazioni differenti, si differenziano sia dal packaging esterno sia dal packaging interno, perché vanno dal cioccolato bianco al cioccolato al latte, cioccolato fondente, extra fondente, non lo so, mi sto inventando le cose. E io ho preso la colorazione 01 e 02. Devo fare un appunto anche a questi blush, come quelli della Neo Noir. Allora, quelli della Neo Noir mi sono sembrati per niente scriventi e non mi hanno invogliata. Poco scriventi e chiarissimissimissimi. Per quanto riguarda questi qua, invece,
la stessa cosa, ovvero sono scriventi modulabili questi, gli altri mi sono sembrati quasi per niente scriventi, comunque ripeto c'erano le cialde ossidate quindi non ho saputo regolarmi bene più di tanto, però le colorazioni anche di queste sono tutte per pelli molto chiare. Io oggi ne ho utilizzato uno che non fa parte di questa ma è dell'altra, questa è la numero 01 e si chiama 01 Sweet Coral and Apricot ed è questo qua. Contiene all'interno due cialde da 3 grammi di prodotto ciascuna, hanno un bello specchiettone e questi sono i blush e questo è lo swatch. Comunque scrivono molto di più i miei che non quelli in negozio tendono a ossidarsi tantissimo. Sono dei blush Zanzara Malefica leggermente satinati o comunque luminosi. Sono sicura li sfrutterò tantissimo in questo autunno-inverno. E poi appunto il numero 02 cambia anche appunto l'interno che è cioccolato al latte. E questo si chiama 02 Silky Rose and Mauve, quindi le tonalità che piacciono a me. E oggi sono andata ad applicare il color Malva. Questo è lo swatch, questo è un colore molto molto chiaro, luminoso, ma per l'inverno per me andrà benissimo. E questo è il color Malva. Io l'ho prelevato col pennello di Essence, lo prendo un attimo. Questo qua che è uscito in un'edizione limitata si chiama appunto Blush Brush, che io spesso ho utilizzato per il fondotinta, mentre oggi mi sono trovata molto bene ad applicarci il blush, perché ha una sezione piatta, le setole non... cioè abbastanza fitte ma non troppo e mi ci sono trovata appunto divinamente ad applicarci quel blush. Penso che punterò ancora, visto che comunque è un bel incarnato, ancora ambrato, sono ancora abbronzatina, punterò ancora su altri blush che poi dopo nel periodo invernale magari uso di meno, quindi sfrutto un po' più quelli prettamente estivi e questi magari sì li utilizzerò però un po' più tranqui funky. E niente, questi costano 10,90 euro l'uno, quindi il prezzo secondo me anche non è eccessivissimo perché comunque dentro all'interno ci sono due colori, sono sistemati bene, ben distanziati, insomma, perché a volte quando li mettono troppo vicini si fa un po' fatica a prelevare un colore piuttosto che un altro. E quindi questi sono stati i miei acquisti, poi sono passata sul mercato che ero ai gigli e mi sono presa semplicemente dei laccini, mi sono presa la spina di pesce, questa qua per tenere i capelli raccolti in coda, laccini di tutte le dimensioni, questi qua più larghi che vanno bene anche per la fascetta, questi qua medi con cui mi sono fatta la coda anche oggi e questi qua più piccolini neri e poi mi sono presa 3 piercing per il naso, infatti oggi e anche insomma da 3 giorni a questa parte ho questa pallina gigante perché ho perso la mia pallina piccolina che è quella che mi sta più ferma e ora sono con questa palla un po' troppo appariscente, però vabbè, insomma me li sono ricomprati e niente, direi che ho blaterato abbastanza, fatemi sapere se anche voi avete preso qualcosa approfittando di questa promozione o comunque in generale, o se vi incuriosisce qualcosa, o se avete delle richieste per video di make-up tutorial, mi trucco con voi, oppure semplicemente di review di alcune tipologie di prodotti, insomma quello che vi pare, io come posso, vi accontento, vi mando un bacio grande, ciao e al prossimo video!